Proseguono le trasmissioni di speciale amministrative 2014. Siamo nel comune di Venticano, chiamato al voto, due le liste in campo, camminiamo insieme. Stasera intervistiamo il sindaco uscente Denisco, al quale chiediamo quali sono i primi i tre punti del suo programma, i principali punti del suo programma. Ma i principali punti del mio programma si riassumono soprattutto nell'occupazione, nel cercare di rispondere a quelle che sono le esigenze occupazionali di questa zona. Poi l'altro è un occhio particolare all'ambiente, noi l'abbiamo sempre tutelato, cercheremo di proseguire su questa strada. E l'altra è la riqualificazione urbana, cercando di portare a termine il piano comunale urbano. Questi sono i tre punti principali del nostro programma. Se riusciamo a portarli a termine, a cercare di mantenere fede a quelle che possono essere le promesse che vengono fatte in campagna elettorale, sicuramente avremo fatto un'opera meritoria. Sindaco, c'è un avversario donna che lei ha quest'anno in questa competizione alle elezioni comunali. Cosa si sente di dire anche alla luce dei primi comizi che sono stati fatti a Venticano? Ma io con l'avversario, insomma, ci conosciamo da tempo, anche perché insomma suo marito fa la stessa mia professione, quindi ci conosciamo. Ricordiamo che il dottore Denisco è un medico di base qua a Venticano. Sì, quindi che dire? Mi auguro che sia una campagna elettorale, soprattutto almeno il confronto viene fatto su delle tematiche, come ho detto prima, abbastanza importanti e che riguardano la nostra comunità. Penso che non scendiamo in problemi, fattori personali, perché penso non ci sia proprio né la volontà né il bisogno. Che dire, in genere si augura in bocca al lupo all'avversario. Io non mi sento di dirlo, insomma, in bocca al lupo lo faccio a me stesso, non certo all'avversario. Poi con Gianna, la signora Petrillo, la chiamo Gianna perché, ripeto, ci conosciamo da tempo. Insomma, mi auguro che almeno raggiunga una buona affermazione, però che non mi sorpassi. Ci sono alcune zone importanti nel comune di Venticano come Castel del Lago. Qual è il programma della sua lista? Cosa prevede per Castel del Lago? Beh, Castel del Lago quest'anno rischia di non avere un rappresentante a livello comunale. Perché? Perché i nostri avversari hanno inserito nella lista due persone di Castel del Lago. Io ho fatto la scelta su una persona, un'unica persona, una persona valida, una persona molto attiva, che probabilmente può ricevere parecchi consensi e quindi avere in questo modo la possibilità di poter essere eletta. Perché se ci sono quei frazionamenti che si prevedono, è facile pensare che a Castel del Lago non ci sia un rappresentante all'interno della compagine amministrativa. E questo mi dispiace perché Castel del Lago è una parte di questa comunità molto attiva e che è stata sempre presente sia nella giunta soprattutto e sia nel consiglio. Quest'anno corro rischio, quindi io rivolgo anche un invito agli elettori di Castel del Lago a indirizzare i propri consensi verso un solo candidato. Chiaramente mi auguro che sia Barbara la mia candidata, perché la vedo Barbara Ciarci, una persona molto, molto attiva, ripeto, molto dinamica, che già nella prima uscita, nel primo comizio che abbiamo fatto, è riuscita a tirare su di sé molte simpatie. Sindaco, il problema lavoro ovviamente è un problema che paralizza e riguarda tutta la nazione. Venticano ha forse una marcia in più per il discorso fiera. Qual è la risposta che lei dà a tanti giovani del suo paese che magari sperano di rientrare da questi viaggi oltre frontiera? Allora, Venticano chiaramente, come in altre comunità, si vive un momento di stasi per quanto riguarda l'occupazione. Dobbiamo anche dire che soprattutto quello che si verifica maggiormente è l'occupazione intellettuale. Quindi parecchi giovani sono costretti a portarsi in altre zone del paese o addirittura a emigrare. Perché qua la risposta a chi è che si laurea purtroppo non c'è, quindi perciò parlavo di occupazione intellettuale. Per l'altro tipo di occupazione, diciamo una valanza più normale, vorremmo dire non è che abbiamo una grossa disoccupazione, perché quelle
piccole insediamenti industriali che ci sono nell'area PIP, bene o male hanno cercato, o quantomeno hanno sopperito alle richieste di lavoro. È vero, ce ne sono anche altri di richieste di lavoro. Se riuscissimo a completare quell'area PIP, noi abbiamo ultimamente avuto un finanziamento, siamo stati ammessi a finanziamento per circa 5 milioni di euro dalla Regione Campania, che ci permette di completare tutta la zona PIP e quindi poter disporre di lotti per le imprese che possono, una volta completati, possono creare quell'occupazione che si richiede. Quindi questo è un primo dato fondamentale che può risolvere almeno parte dei problemi. La fiera va fatta una riflessione più seria sulla fiera. La fiera fino adesso l'ha organizzata la Prolog, è giusto che la continui a organizzare la Prolog, però va rivista proprio come organizzazione. Cioè si deve creare all'interno stessa la Prolog, se si vuole che sia la Prolog ancora a portarla avanti, si deve creare una struttura che lavori per la fiera stessa per tutto l'anno. Quindi lei parla della possibilità di un ente fiera? Anche la possibilità di un ente fiera, se ne è parlato negli anni scorsi dell'ente fiera, se ne è parlato di tanti anni, però pare che da questo impasse non ne riusciamo ad uscire. Non ne riusciamo ad uscire perché c'è soprattutto la volontà dei soci della Prolog di capire questo passaggio, che è fondamentale. Dopodiché la Prolog deve rivestire un ruolo importante nella fiera stessa, l'ha creata la Prolog, non è giusto farla da parte, però deve capire che se non diamo una scossa a quella fiera stessa, è un evento che piano piano viene a morire, viene ad esaurirsi. E quindi è giusto che venga presa in considerazione la possibilità di poter creare una struttura stabile che lavori per quell'evento. Siamo in chiusura, domanda che facciamo a tutti i candidati alle amministrative. Un minuto a sua disposizione. Perché gli elettori di Vendicano dovrebbero votare Gigino Denisco? Ma io l'ho detto già in campagna elettorale, l'ho detto già 2 mesi fa. Io a settembre non avevo più voglia di candidarmi, perché sono stati 4 anni che come amministrazione, penso un po' tutte le amministrazioni, hanno avuto difficoltà legate soprattutto a carenze di finanziamenti, a un minore trasferimento da parte dello Stato di finanze, quindi abbiamo dovuto un po' centellinare e spostare dai vari capitoli di bilancio le piccole risorse che avevamo. E avevo deciso di non candidarmi. Poi da ottobre, presentando tutta una serie di progetti alla Regione Campania, questi progetti stanno avendo adesso il giusto riconoscimento, siamo stati ammessi a finanziamento per quasi, abbiamo già adesso, disponiamo di quasi 12 milioni di euro, quindi la prossima amministrazione si dovrà gestire un bel capitale che potrà mettere a disposizione, ripeto, della comunità stessa per venire incontro a quelle che sono le necessità di questa comunità. E questo è stato un poco, sì, capisco, ci sta un po' di orgoglio, per carità, insomma, uno che amministra 4 anni senza poter dimostrare, insomma, qualcosa, poi la possibilità, trova questi finanziamenti e li deve lasciare là in attesa, insomma, sinceramente, un poco di orgoglio da parte mia ci sta. Ma anche perché il mandato amministrativo fatto di 5 anni è piccolo per poter realizzare quello che si vuole realizzare, tanto è vero che il nuovo decreto del Rio prevede che adesso anche un terzo mandato per i sindaci. Che posso dire agli elettori? Io la mia gavetta amministrativa l'ho fatta, sono anni che amministro, già posso dire pubblicamente che non ho intenzione di proseguire per un altro mandato, se questo mi vede vincitore, assolutamente finirà con questo secondo mandato, è una promessa che ho fatto alla mia famiglia soprattutto, perché è faticoso amministrare, è faticosissimo. Io ho dovuto modificare anche un po' la mia attività professionale per poter essere sempre presente sul comune, e ci sono stato. La mia avversaria non lo so come farà, perché insomma quando inizi un'attività nuova è sempre problematica all'inizio imparare un po' di libere, di termine, i vari passaggi, non è facile. Che posso dire? Insomma, io do alla parte mia l'esperienza, questa sì, e poi ho fatto sì che il mio comune sia diventato molto trasparente. Io ho fatto degli incontri annuali con la gente, mi sono portato nelle piazze a discutere dei problemi locali. Mi hanno criticato, ho accettato le critiche, abbiamo fatto un giornalino, mi ricordo il secondo anno, facevamo un giornalino, dove demmo spazio in quel giornalino, una pagina a disposizione della minoranza per criticarci. Quindi quanto più democratico ci sia potuto essere. Poi sta gli elettori, se riconoscono in me una persona valida e mi vogliono votare, li ringrazio, altrimenti continuerò a fare il medico di base.
Chiudiamo il collegamento da Venticano per lo speciale amministrativo 2014. Noi di TG News continueremo a seguire la campagna elettorale nei comuni della provincia di Avellino e del Sannio e anche qui nel comune di Venticano.